portare qui alla nostra manifestazione Antonella e Roberta e soprattutto essere convinti che non ci fermeremo qua. Salve a tutti, il coordinamento dei precari della scuola è oggi qui con gli operai della FIUM, così come gli stessi erano con noi alla manifestazione del 3 ottobre scorso. In quell'occasione la FIUM ha sfilato accanto ai precari della scuola per chiedere il ritiro dei tagli e le dimissioni del ministro Gelmini. In quell'occasione i precari sono intervenuti dal palco chiedendo alla stampa e ai mezzi di informazione di raccontare il paese reale, non quello delle escort e dei festini a Villa Certosa, ma quello delle lotte sociali e delle mobilitazioni dei lavoratori. A tutt'oggi la situazione non è cambiata e per questo motivo io da questo palco rilancio lo stesso appello alla stampa presente in questa piazza. I precari manifestano a fianco dei lavoratori non solo per spirito di solidarietà, ma perché sono convinti che sia necessario, ora più che mai, unire le nostre lotte, saldare le lotte di tutti i lavoratori al di là delle rivendicazioni di categoria, in un unico fronte per la difesa dei nostri diritti e del nostro diritto al lavoro. La difesa della scuola pubblica è la stessa lotta degli operai per il posto di lavoro, è la stessa lotta degli studenti per il diritto allo studio, è la stessa lotta dei migranti per il riconoscimento dei diritti, è la stessa lotta dei disoccupati, dei pensionati, di tutti gli sfruttati e gli oppressi da questo paese. Dobbiamo unire tutte le nostre lotte in un'unica vertenza per resistere agli attacchi di un governo reazionale e padronale che vuole distruggere la democrazia, la Costituzione antifascista, i diritti dei lavoratori. Uniamoci per cacciare questo governo, un governo di padroni, di banche e di disonesti. Il governo sta cercando di scaricare sui lavoratori i costi sociali della crisi, soprattutto sui lavoratori del mezzogiorno, mentre nelle fabbriche si ferma la produzione e si mandano gli operai in cassa integrazione, nella scuola si tagliano risorse per 8 miliardi di euro e posti di lavoratori pari a 150.000. Si tratta del licenziamento di massa più grande di tutta la storia. E allora da Pomigliano a Termini Imerese, da Melfi ai lavoratori della Tirrenia, dall'Aditec fino ai lavoratori della scuola, dobbiamo dire no alle politiche di questo governo. L'autunno caldo è appena cominciato, prepariamoci ad affrontarlo insieme, uniti nella lotta contro il governo Berlusconi, contro i padroni e contro i fascisti di ieri e di oggi. Brava! Compagni e compagni, vi rubo soltanto qualche minuto, per oggi è un giorno importante perché oggi noi studenti siamo nella stessa piazza in cui stanno manifestando i lavoratori contro un governo di destra, il governo Berlusconi, un governo reazionario, irresponsabile, che ogni giorno ci strappa un pezzo in più di libertà, provando a colmarlo con la demagogia, bombardandoci di finti problemi e di bugie, tentando di metterci l'uno contro l'altro. E anche per questo è un giorno importante, un giorno di riscossa in molte città italiane, un giorno di riscossa al sud e quindi a Napoli, perché noi studenti e lavoratori, noi non le beviamo le loro chiacchiere. Noi, uscendo dall'angolo nel quale vogliono rinchiuderci, siamo nella stessa piazza per rivendicare il diritto al futuro. Noi le loro chiacchiere, le loro bugie non le beviamo, perché ogni giorno assaporiamo il gusto acre della precarietà, dello sfruttamento e delle ingiustizie. Hanno rapito il nostro futuro. Oggi in questa piazza ridiamo energia al cammino per andarcela a riprendere. Mentre il governo mette in campo durissimi attacchi alla democrazia e ai diritti di cittadinanza, noi non possiamo far finta di nulla quando chi calpesta i nostri diritti è anche un governo locale sedicente di sinistra. La regione Campania, nonostante la crisi, nonostante gli indegni provvedimenti del governo Berlusconi, continua imperterrita a non finanziare con un solo euro il diritto allo studio universitario. Cosa ancora più grave, emana delle linee guida che peggiorano le nostre condizioni materiali. Aumenta la retta dello studentato, con conseguenza speculazione dei privati negli affitti di casa, sempre a nero ovviamente. Aumentano le tariffe delle non mense,
private anche quelle. Anche quest'atto risulterà ridicola, la copertura delle borse di studio. Queste sono scelte che dimostrano cecità politica. La formazione è il motore dello sviluppo di un paese. Il suo investimento deve essere la scelta strategica per uscire dalla crisi e iniziare a costruire un paese più libero, consapevole e giusto. Siamo qui, operai e studenti assieme, per manifestare la nostra rabbia contro chi deturpa le nostre esistenze rendendoci più precari. Ma non basta ricordare a quei signori che non vogliamo pagare la crisi. Le crisi non sono contingenti, le crisi sono elemento costante di un sistema economico che mette davanti il profitto e poi le persone. E la risposta che noi assieme dobbiamo riuscire a dare non è rivendicare del tornare al prima della crisi. Noi dobbiamo essere i protagonisti del cambiamento reale e radicale di questo paese. Smontare il dogma liberista della competizione e della meritocrazia per affermare la piena realizzazione dei singoli e il miglioramento culturale e materiale della collettività. In una parola, bisogna affermare la giustizia sociale. Questo significa liberarci dallo sfruttamento attraverso la continuità del reddito per i lavoratori e per gli studenti che studiano. Oggi il corteo degli studenti, e chiudo, è aperto dicendo siamo tutti antifascisti e quello vogliamo ricordare.